Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Tutto Buonasera. Come state? bene, Bene. te? Molto molto bene, grazie. Come Prego. sempre, ultimamente, no? Allora, questa sera abbiamo l'onore di presentare i nostri amici. Due persone che hanno collaborato con noi e che sono i cofondatori del progetto che verrà spiegato questa sera. E veramente con tanto, tanto calore vorrei che Veronica iniziasse questa presentazione e poi passerà lei stessa magari la parola a Mattia per la seconda parte. A te, Veronica. Grazie Alessandra, grazie mille. Allora, sì, io mi presento brevemente. Intanto, buonasera a tutti e benvenuti in questa presentazione di Big Family. Se vi fa piacere, condividetela perché è sempre molto utile poter conoscere qualcosa di nuovo e potersi informare su ciò che circola all'interno del mondo in cui viviamo, poi sostanzialmente. Che sia all'avanguardia, che sia qualcosa di nuovo e che sia un auspicio per poter cogliere un'occasione. Vi dicevo, mi presento brevemente, io sono Veronica, ho 35 anni, mi sono laureata nel 2009 e dopo la laurea ho iniziato un po' un percorso all'interno di quello che è il mondo del lavoro tradizionale. Lavoravo già da prima per mantenermi gli studi, ma da quel momento in poi il mio intento era quello di cercare di costruirmi qualcosa di reale, qualcosa di concreto, perché la mia voglia era quella sostanzialmente, credo, un po' comune a molti di noi, che è quella di creare una famiglia, di poter avere un ruolo all'interno di questa società. E quindi dopo tanti sforzi, dopo tanti anni di studi, anche investimenti fatti a livello economico per quanto riguarda la mia formazione, ho iniziato un po' a farmi strada e si sa che ovviamente, essendomi laureata poi in una materia che è molto umanistica e molto sociale, il percorso che si fa dal momento in cui si finiscono gli studi, sono delle esperienze, quindi sono passata attraverso tirocini, servizi civili, ho fatto un sacco di gavetta che col senno di poi mi è servito tantissimo ed è stato molto utile per comprendere anche come funziona il mondo del lavoro. Una volta poi immessa realmente alle dipendenze di una cooperativa per il quale lavoravo, mi sono accorta piano piano che era un mondo diverso da quello che io mi aspettavo, soprattutto da quello che speravo fosse in maniera un pochino diversa rispetto a ciò che, allo scenario che mi si era presentato davanti. Iniziai a capire che all'interno di questo mondo non c'era grande possibilità di crescita personale neanche a livello professionale. E lì, nonostante comunque continuassi ad andare avanti con il mio lavoro, feci ben 10 anni all'interno di queste cooperative, diverse cooperative, perché il dubbio, dal momento in cui mi vennero a galla queste domande, iniziai un po' anche a sperimentare ed esplorare nuovi settori sempre all'interno della mia professione. Quindi lavorai per diverse cooperative e anche in diversi ambiti e conobbi un sacco di persone, però mi resi conto che non era tanto il settore, era proprio la tipologia di lavoro, quindi il mondo del lavoro tradizionale che non ti permette e non ti dà tante possibilità. Quindi se io avessi voluto assecondare questo modo di lavorare, quindi mi fossi accontentata, probabilmente ancora oggi sarei alle dipendenze di una qualsivoglia cooperativa. Però quella volta feci una scelta diversa. È vero anche che a conseguenza di un licenziamento dovuto a un infortunio sul lavoro, mi ritrovai senza appunto un'occupazione, quindi mi guardai intorno. Questo periodo mi servì tantissimo perché colsi l'occasione per cogliere realmente, cercare di capire cosa mi poteva dare quello che io avevo cercato per 10 anni, quindi crescita personale, crescita professionale. E così mi imbattei in una persona che già da diverso tempo, da diversi anni, svolgeva questa professione. E mi incuriosì tantissimo, nonostante io non avessi capito fin da subito di che cosa si trattasse e come funzionasse il tutto. Però
Però avevo la curiosità e avevo degli obiettivi e dei sogni ben precisi che vertevano sempre su quelli, ovvero il fatto di crescere, crescere sotto ogni aspetto. Quindi mi informai, feci delle domande semplici a questa persona e lei molto carinamente diede risposta a questi miei dubbi. Fino a che accettai, capii che l'importante non era comprendere tutto, perché poi è un po' quello che ci si presenta sempre davanti, quando noi iniziamo un qualsiasi lavoro, comunque. Dal primo giorno non sappiamo cosa ci aspetta, quale sarà nello specifico la nostra mansione, come queste persone lavorano, quindi quali sono le loro routine, il loro modo di agire. E quindi mi affidai semplicemente. Cercai di avere un po' di fiducia non solo in me stessa, ma anche in questa persona. E iniziai questo fantastico progetto che, a dire il vero, oggi posso sostenere che si è prospettato molto diverso rispetto a quello che io immaginavo. Le possibilità sono tantissime e io questo non potevo crederlo fino a che non iniziai e quindi fino a che non potevo avere la mia esperienza personale, il mio vissuto. E questo progetto nel giro di quasi 2 anni, perché ancora non sono 2 anni, mi ha dato la possibilità di fare un viaggio formativo a gennaio corrente. Un viaggio a Dubai che si ripeterà tra l'altro a novembre, e da qui, da questo viaggio formativo insieme al nostro team, un viaggio tra l'altro bellissimo, ci ha permesso di creare qualcosa di veramente fantastico. Nasce da qui appunto il progetto Big Family, che è un progetto molto, molto vario e anche molto versatile, adatto a qualsiasi tipo di persona. Facendo però un passo indietro, vi ho citato il team pressure, io faccio parte del team pressure come tantissime altre persone, il team pressure è un movimento di persone, quindi è un gruppo, un team vero e proprio che hanno semplicemente deciso, forse in questo ci sono delle cose che ci accomunano, forse abbiamo delle similitudini in questi sogni, in queste prospettive di vita. Persone che si alzano e hanno voglia di fare, hanno voglia di costruire il proprio futuro, hanno voglia di creare qualcosa di nuovo e hanno voglia anche non solo di farlo per se stessi, ma di estenderlo anche a tantissime altre persone. Quindi chi sono il team pressure? Il team pressure sono uomini, sono donne, sono persone anche sognatrici, se vogliamo dare una versione un po' più romantica. Sono persone che hanno semplicemente deciso di aprire i loro cassetti, hanno avuto il coraggio di farlo e quindi anche di tirare fuori questi obiettivi e di realizzare i propri desideri, aiutando appunto anche il prossimo a farlo, ovviamente tutte quelle persone che hanno la volontà di farlo. E durante questo viaggio, per ritornare un po' al discorso formativo e anche le possibilità che il team pressure stesso dà, durante questo viaggio alcuni di noi sono riusciti ad approfondire la propria conoscenza, no? Sapete, in tutti i viaggi, soprattutto quando non ci si conosce, si cerca di fare un po' comunità, no? Si cerca di aprirsi, anzi, talvolta ci ritroviamo ad essere persone diverse quando siamo a contatto con persone che non conosciamo, con individui nuovi, con nuove personalità e quindi ci lasciamo un po' trasportare da queste onde che sono comunque be belle onde che ti portano sicuramente delle emozioni. E grazie a queste conoscenze ci siamo confrontati, abbiamo esposto quelle che erano le nostre esperienze, il nostro background, il nostro modo di vivere e abbiamo capito che c'era una cosa che ci accomunava ed era una grande visione anche comune. Come vedete da questa slide ci sono 4 persone in questo bellissimo boschetto, quindi contornate anche dalla natura, che poi è un po' quello che vedremo più avanti grazie alla visione che abbiamo voluto portare e presentarvi questa sera. Queste 4 persone sono i fondatori, ovvero le 4 persone, insieme ad altri ovviamente del team, che si sono incontrate, hanno parlato, hanno chiacchierato e hanno posto i loro limiti, i loro problemi e le loro perplessità. Che non sono rimaste fino a se stesse, perché? Perché quando si ha un grande sogno, quando si ha una grande volontà, una grande forza interiore, già anche solo singolarmente, e la si mette insieme, nascono delle bellissime cose. Quindi abbiamo capito che il nostro punto di partenza e soprattutto la nostra forza era quella di partire dai nostri limiti, cioè mostrare al mondo
ciò che a noi faceva più paura e ciò per il quale noi veramente temevamo di più e temevamo magari di non riuscire ad andare avanti e a realizzare quello che abbiamo realizzato. Quindi questo è stato il nostro punto di partenza. E abbiamo anche capito un'altra cosa, perché ovviamente abbiamo superato, come tutti voi, questa fase di chiusura in casa, di pandemia, quindi abbiamo riflettuto tanto, abbiamo visto che la famiglia negli ultimi decenni, soprattutto nell'ultimo periodo, è diventata proprio un luogo nel quale ognuno, ogni componente può esprimersi e sentirsi a proprio agio. Quindi avevamo questi due grandi concetti, la volontà di far vedere al mondo che chiunque ce la poteva fare e il fatto di creare un ambiente il più possibile familiare affinché tutti si potessero sentire a proprio agio e tirare fuori i propri talenti. È così che abbiamo creato proprio un modello basato sulla famiglia e su dei valori ovviamente solidi. Ed è anche dai valori appunto che prende origine questo nome, Big Family, grande famiglia. Quali sono però a questo punto? Cerchiamo di capirli brevemente, cercando un po' anche di argomentare quelli che sono i valori che ci hanno ispirato come Big Family. Prima di tutto, ovviamente, vedete qua una lista di valori, partiamo dalla fiducia. Sappiamo che la fiducia sta alla base di qualsiasi rapporto che noi abbiamo, che sia relazionale, familiare, tra madre e figlio, tra genitore e figli, insomma. La fiducia, se non c'è la fiducia, purtroppo sappiamo che i rapporti va da sé che si deteriorano. La fiducia quindi è il primo valore sul quale noi abbiamo voluto basare il nostro progetto. Poi ovviamente di seguito viene l'amore, perché è un altro di quei valori bellissimi che muove ogni cosa. L'amore è ovunque, noi lo vediamo quando osserviamo per esempio anche una persona che ha un animale, che quindi prova amore per il proprio animale, per il proprio figlio, tra amici, tra compagni, l'amore è ovunque. Quindi anche questo è stato uno dei valori principali che noi abbiamo voluto fortemente all'interno di Big Family. Poi c'è il miglioramento io lo ripeto sempre, non mi stancherò mai di dirlo, è uno dei valori al quale io sono più affezionata, perché è quello che sento più mio, perché durante questo anno e mezzo veramente il mio miglioramento, il mio cambiamento è stato non solo repentino negli ultimi mesi, ma è stato quel qualcosa che a me personalmente ha fatto sì che riuscissi ad andare avanti, a proseguire in questo percorso, ad incontrare tantissime persone. E non solo io, ma tantissimi altri hanno tratto beneficio da questo valore. Quindi l'abbiamo preso e l'abbiamo voluto mettere all'interno anche qui del nostro progetto. Poi c'è l'inclusione. L'inclusione è uno dei termini che ultimamente sentiamo di più, no? Quando si parla di inclusione ci immaginiamo forse qualcosa anche di lontano da noi, no? Sembra che tutti devono essere uguali. In realtà l'inclusione pone proprio la differenza, pone davanti a noi il modo di essere diversi l'uno dall'altro, le caratteristiche, quindi anche l'accettazione di quello che siamo. E noi all'interno di questo progetto siamo tanti e siamo tutti completamente diversi, ma nella nostra diversità abbiamo trovato i talenti e quindi siamo riusciti ad incastrarci bene. La genialità è una conseguenza anche dell'inclusione, perché quando noi ci sentiamo a nostro agio all'interno di un progetto, anche a livello di numeri un po' limitato, tiriamo fuori tutte le nostre capacità e le persone che stanno di fianco a noi e che quindi ci hanno accettato per via del valore dell'inclusione hanno avuto modo di darci anche dei consigli o delle critiche costruttive per far sì che noi migliorassimo e quindi sviluppassimo ancora di più la nostra genialità. Poi c'è la libertà. Allora, la libertà è uno di quei valori che io credo e sfido che chiunque voglia raggiungere nella vita. Sappiamo che quando noi facciamo un lavoro che ci porta via 8, 9, 10 ore al giorno, comunque aspiriamo tanto a questa libertà, la bramiamo proprio, aspettiamo il weekend, conosco tantissime persone e io stessa lo facevo quando svolgevo un lavoro tradizionale, il venerdì
Questa sera era la serata più bella perché avevo 2 giorni davanti da godermi e potevo stare tranquilla per 48 ore e non pensare più ai miei compiti del lavoro tradizionale. Quindi noi abbiamo trovato anche una strategia e un modo attraverso questo progetto, che poi vedremo insieme a Mattia, che è un lavoro vero e proprio, di poter gestire non il nostro tempo, quindi non quantificare le ore o comunque cercare un modo per godersi al meglio quelle poche ore che abbiamo nel weekend. Noi gestiamo la nostra libertà e la cosa è ben differente. Capisco che ora può essere difficile anche comprendere questa cosa, perché finché gestiamo il tempo non possiamo comprendere come poter gestire la libertà. È un qualcosa di assolutamente fattibile, bisogna provare per credere, soprattutto per allenarsi a vedere che si sta molto meglio gestendo la libertà. L'intraprendenza, wow, bellissimo, l'intraprendenza ci porta ad esplorare mondi nuovi, ci porta ad avere contatti con tantissime persone, non solo leader, ma anche altre persone che ci permettono appunto, grazie anche alla formazione, al team building, di dare il massimo, quindi dare il massimo potenziale che noi abbiamo, quindi sviluppare non solo gli obiettivi personali ma anche quelli comuni. Infine, non perché meno importante ovviamente, ma perché cadeva bene come famiglia, quindi con la lettera A cadeva bene l'amicizia, ma è importantissimo come valore, perché l'amicizia è ciò che noi abbiamo trovato all'interno di questo gruppo, ci ha veramente fatto aprire il cuore a persone che non avremmo mai potuto incontrare se non avessimo intrapreso questo percorso. E sono amicizie vere, sono amicizie veramente che vorremmo forse sempre al nostro fianco, no? Sono gli amici che ci scegliamo, ma in questo caso ci sono capitati veramente bene, perché il progetto converge tutte le persone che hanno gli stessi valori o valori simili all'interno di una stessa community, quindi è normale che ci si ritrova lì e poi si creano cose belle come Big Family. Noi come progetto abbiamo non solo dei valori, ma abbiamo una missione bellissima, che è quella di aiutare più persone possibili. Ve lo dicevo prima, è ovvio che non siamo una onlus, non facciamo parte di volontariato, aiutiamo le persone, questo sì, ma aiutiamo le persone che vogliono farsi aiutare, quindi quelle persone che hanno come unica caratteristica la voglia di creare qualcosa, la voglia di lavorare in gruppo e la voglia di raggiungere i propri obiettivi. E lo facciamo attraverso 4 cose molto semplici, che sono la crescita personale, la crescita professionale, la formazione, che peraltro sottolineo che ci viene fornita in maniera gratuita dai nostri leader, quindi da persone che prima di noi hanno intrapreso questo progetto, hanno fatto un sacco di esperienza, hanno investito soldi, hanno investito tempo e hanno messo a disposizione tutto il loro sapere per poter far crescere il gruppo e per poter far crescere tutte le persone che volevano percorrere quella strada già tracciata. E infine il mindset, che è quella cosa che ti dà la possibilità di affrontare tutte le sfide nel migliore dei modi, anzi farne tesoro, perché dietro alla sfida c'è sempre una grandissima crescita. E poi abbiamo anche una visione. Adesso vi farò vedere un brevissimo video della visione che ha Big Family da qui ai prossimi anni e che probabilmente potrai goderne anche tu dal momento in cui deciderai se lo vorrai di far parte di questo progetto. Bye.
Non so voi, io mi vedo già lì con un beauty drink in mano e con tanto benessere. Sapete perché non posso dirvi che vi aspettiamo? Perché il nostro progetto va avanti comunque, è nato proprio per procedere e non retrocedere. Quindi che tu ci sia o no, che tu abbraccia o no questa grande opportunità, il nostro progetto andrà avanti comunque. Quello che ti posso promettere è che dal momento in cui sceglierai, puoi assolutamente porre sul banco i tuoi sogni, i tuoi obiettivi, che saranno ovviamente uniti a quelli di Big Family e insieme potremo creare altri nuovi obiettivi, grandi o piccoli. Ora voglio lasciare la parola al mio collega Mattia, che ci darà un po' una descrizione su quello che è il progetto, su come fare per poter iniziare a far parte di questa attività in maniera un pochino più dettagliata e specifica. A te, Matti. Grazie mille, ciao a tutti, sono Mattia, ho 28 anni e sono diplomato in ragioneria e perito commerciale. Mentre terminavo gli studi lavoravo per una multinazionale, solo che a causa di uno scandalo tutte le aziende della multinazionale furono chiuse. E io, avendo il contratto a tempo indeterminato e pensando che sarei rimasto lì a lavorare fino alla pensione, mi ritrovai senza lavoro. Allora contattai un mio vecchio amico che faceva le superiori con me e lui mi fece la proposta di iniziare a collaborare con lui in un'azienda di network marketing e da lì iniziai poi il mio percorso perché il mio pensiero era: adesso ho 20 anni, posso rifarmi posso trovare un altro lavoro e continuare a lavorare fino alla pensione. Ma se la stessa cosa mi fosse successo magari a 40 anni con famiglia, erano problemi più grossi e quindi dovevo trovare un lavoro che mi desse la sicurezza con le mie forze di riuscire ad andare avanti. E da lì iniziai poi il mio percorso. Torniamo al progetto Big Family. Ok, il progetto Big Family ambisce ad avere un luogo positivo dove tutte le persone si possono trovare e lavorare insieme, magari immerse anche nella natura con magari degli animali. E in questo ambiente positivo ovviamente si può lavorare insieme, fare formazione, fare delle riunioni, continuare a costruire e ampliare sempre di più il proprio business e ovviamente dopo aver lavorato un po' di benessere, un po' di relax, ci sta sempre. Questo è un gruppo di persone che fanno parte del team. Quello che vogliono tutte le persone, ma anche noi stessi, anche io ad esempio, è migliorare e raggiungere i miei sogni e i propri sogni. Come si può fare tutto questo? Allora, tutto questo si può fare ampliando il proprio business online o offline con il nostro supporto. Per conoscere di che business si tratta, l'unica cosa che dovrei fare è mandarci messaggio, contattarci, contattare una persona magari dal gruppo che ti spiegherà di cosa ci occupiamo, come ci muoviamo, come facciamo magari le varie formazioni. Infatti sotto ti specifichiamo che potrai ampliarlo studiando delle strategie con un manuale che ti verrà fornito gratuitamente e questo manuale è stato scritto dai nostri leader che hanno fatto varie formazioni, hanno investito sia su loro stessi che comunque sul team, per poter creare un manuale da fornire a tutte le persone che collaboreranno con noi in maniera gratuita. E ovviamente, una volta fatta la formazione, bisognerà applicare tutto il sistema. Cosa ti servirà per riuscire a sviluppare il tuo business? Ti servirà uno smartphone o un computer o un tablet con una connessione internet, che ormai nel 2021, bene o male, tutte le persone hanno una connessione internet e ovviamente ti servirà la voglia di imparare e anche la voglia di fare. Ora vi farò vedere un breve video di alcune persone che hanno iniziato a collaborare con noi, a fare il percorso con noi nel progetto Big Family e ci saranno le loro testimonianze. Ciao,
Ciao, sono Lucia, ho 59 anni e voglio parlarti di Big Family, un gruppo di persone di valori che si scambiano le loro esperienze e le loro capacità l'uno con l'altro per raggiungere i propri sogni e i propri obiettivi. Faccio parte di questo gruppo dal nome The Big Family. Quando mi hanno chiesto se volessi entrare in questo gruppo non ho esitato neanche un attimo, perché già il nome Big Family, grande famiglia, mi ha subito ispirato. Partendo dal presupposto che sono una persona con dei valori, che proviene da una famiglia molto unita con dei valori, questo mi ha portato proprio a voler entrare in questo gruppo, e ad oggi che ne faccio parte vi posso dire che Big Family è proprio come una grande famiglia. Che cos'è per me Big Family? Come dice il nome stesso, per me Big Family è proprio una famiglia. Di cosa si tratta Big Family? Semplicemente è un gruppo di persone, un movimento facente parte del Team Pressure, che ha obiettivi molto molto grandi e non solamente decide di mettere tutte le forze insieme per far sì che gli obiettivi di tutti possano compiersi, ma lo fa divertendosi. Ciao, sono Stefania e ho 43 anni e da 30 mi occupo della cura e della bellezza del capello di ogni persona. Sono qui oggi per invitarvi ad unirvi alla nostra Big Family. È un progetto che da poco ho abbracciato con gran voglia e entusiasmo. Lo scopo è quello di sostenerci e aiutarci l'uno con l'altro per affrontare le sfide della vita. Big Family, come dice il nome, è ovviamente una grande famiglia, una community che ti prende per mano e ti aiuta davvero a raggiungere qualsiasi obiettivo tu abbia. Io ero arrivata ad un momento nella mia vita nel quale avevo bisogno di una crescita economica, ma anche di una crescita personale. Big Family in tutto ciò mi sta aiutando tantissimo, perché mi permette di esprimere al massimo il mio potenziale. Ciao a tutti, sono Alexandra e sono felice di farti conoscere il mio nuovo progetto di cui sto facendo parte. Si chiama Big Family Dubai. Siamo un team di persone con valori speciali e con grandi sogni. Quest'anno, in piena pandemia, ho preso una decisione di lavorare online. Mi sono avvicinata a questa famiglia Big Family perché proprio il nome Family, per me la famiglia ha un grande significato, ma proprio perché per questo grande significato della famiglia, per me significa aiutarci uno con l'altro. Big Family per me è una grande famiglia dove ci sono tante persone che ti supportano, dove ti fanno uscire il meglio di te, e per me è tutto. Io grazie a loro sto crescendo. Sono veramente entusiasta da quando faccio parte di Big Family Dubai, perché finalmente ho trovato un posticino, una piccola zona di comfort dove posso crescere senza sentirmi rallentata rispetto agli altri. Sono Sheila, ho 38 anni. Nella vita ho dovuto ascoltare tante cite. Io sono convinto che chi più chi meno, ogni persona sta affrontando una sfida, e quindi ti chiedo, e tu che sfida stai affrontando in questo momento? Dove ci puoi trovare? Ci puoi trovare su Instagram, Facebook e YouTube, sempre al nome Big Family Dubai, dove ovviamente faremo le live come abbiamo fatto questa di presentazione, live un po' più dove
parliamo e rispondiamo magari ai commenti e facciamo un po' più di interazione e tutte le live le troverai poi su YouTube. Adesso ci trovi anche il martedì sera su una nuova piattaforma su Twitch. Voglio lasciarvi con questa frase che dice: a volte è necessario decidere tra una cosa che si è abituati e un'altra che ci piacerebbe conoscere.